Anche quest'anno sta per finire. Un anno difficile, denso di incognite e problemi non risolti, in cui in tutta Europa ci ritroviamo rispetto al fenomeno Covid al punto di partenza. I contagi sono riesplosi e dai media ci arrivano incessantemente messaggi allarmanti, annunci di nuove chiusure, prospettive fosche. Un anno fa ci costrinsero al lockdown e al coprifuoco. Quest'anno ci raccontano che le misure adottate sono efficaci e consentono di non richiudere le attività economiche grazie alla segregazione di una minoranza di persone, i non vaccinati, additata di responsabilità che in realtà sono del governo ed offerta come capro espiatorio ad una popolazione stressata dalla continua incertezza e dalla paura del virus, costantemente alimentata da organi di informazione controllati e appiattiti sulla linea di comunicazione emanata dal governo stesso. In questo Natale il modello di società che ci viene offerto è l'esatto opposto di quello formalmente sbandierato dall'Unione Europea, di inclusione, di non lasciare nessuno indietro, di solidarietà e sviluppo. Gli obblighi vaccinali vengono estesi a sempre più ampie fasce della popolazione, sia espressamente che indirettamente, attraverso l'imposizione di certificati sanitari che di fatto costringono gli individui a sottoporsi a terapie geniche inutili, inefficaci ed estremamente rischiose per la salute, dietro un ricatto orribile, viste le sanzioni di tipo economico o restrittivo delle libertà fondamentali per chi non si adegua. Siamo sprofondati in una realtà distopica, in cui il prossimo diventa il nostro nemico, quello da odiare, punire, allontanare o addirittura, secondo l'invito di sedicenti scienziati, da prelevare a casa dalla polizia per essere recluso. In tutto questo la reale situazione sanitaria viene abilmente nascosta grazie ad un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati volutamente disorganico, opaco e strumentalmente manipolato, al fine di avvalorare la narrazione mendace secondo cui chi obbedisce si salva e chi non lo fa muore. I governi nazionali e le istituzioni europee fingono di non vedere i milioni di cittadini che quasi ogni giorno ormai si riversano nelle strade, nelle piazze, per chiedere indietro le proprie libertà, i propri diritti inalienabili, la propria vita. Le interrogazioni parlamentari non ricevono risposte che non siano laconiche ed evasive. Le numerose petizioni su questo tema non ottengono seguito. Il ruolo della politica è ridotto a quello di silente o connivente servitore degli interessi di lobby private che impongono un'agenda di riforme e adempimenti tramite governanti accuratamente selezionati come esecutori pedissequi. Che fare? Si chiedono in tanti. I cittadini che non vogliono arrendersi sono molti, ma la sensazione di impotenza ed il sentimento di disperazione rischia di prevalere sul desiderio di giustizia. Ecco, il Natale deve essere uno stimolo alla fede nella possibilità di sconfiggere questo male che striscia nella nostra società, tramite la capacità di restare fedeli ai nostri valori cristiani o comunque spirituali, di rimanere uniti e vigili, di non avere paura, ma coltivare la speranza ed il coraggio. Fra di noi ci sono tante persone che possono, volendo, azionare le leve del cambiamento, mettere in moto la macchina della giustizia per giungere alla riaffermazione delle libertà e dei diritti di tutti. Dobbiamo continuare a crederci. Crediamo gli uni negli altri e lavoriamo tutti per far vincere il bene. Dipende da noi, da ognuno di noi, riuscire a vincere questa battaglia per la vita. Io continuerò a lottare, la vostra fiducia è la mia forza e sono certa che insieme vinceremo. Buon Natale!